Ciao a tutti e bentornati al consueto appuntamento del giovedì con Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, il vostro appuntamento fisso che in un certo senso possiamo dire di relax, di divertimento, di istruzione, perché comunque impariamo, me compresa, tantissime cose nuove sul mondo dell'uncinetto e dell'handmade, ma anche proprio su voi stesse che siete le protagoniste principali. In questa puntata analizzeremo nel dettaglio 4 progetti. Bene, sì, anche questa settimana ormai siete diventate così brave da ottenere così tante volte, così tanti mi piace, che è impossibile scegliere un solo progetto. 4 progetti, come vi dicevo prima, pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dall'8 al 14 marzo. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Domenica, soprannominata Mina Cucinelli, che noi conosciamo, abbiamo avuto la fortuna di conoscere, e ci ha inviato un bel video, quindi io senza ulteriori indugi vi faccio vedere e ascoltiamo direttamente lei. Ciao, sono Mina, ho 53 anni, sono sposata, vengo da un paesino in provincia di Lecce, vicino a Santa Maria di Leuca. Ho iniziato a lavorare all'uncinetto fin da bambina e, tramite le mie nonne. Mi sedevo accanto a loro nei pomeriggi estivi facendo chilometri da tenelle. Pian piano ho cominciato a fare da sola seguendo i lavori sulle riviste. Sono entrata nel mondo delle borse circa 4 anni fa. Ho conosciuto voi della Tessiland tramite internet e da lì ho sempre acquistato da voi. Siete delle persone eccezionali sia umanamente che professionalmente. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere alcuni di voi personalmente. Vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato. Ciao, un bacio. Come avevo detto, ve l'avevo anticipato, ha già detto tutto lei. Vediamo solo nel dettaglio che cosa ha utilizzato. Mina ha utilizzato una rocca di Swan Medium Beige per una borsa quindi di medie dimensioni e l'uncinetto 3,5. Per la fodera, originalità, un bel foulard. Un grande bacio e un grande abbraccio a te, Mina. Il secondo invece progetto di quest'oggi è finalmente di un uomo, ebbene sì, Fabio Sinise. Anche lui ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare e nel dettaglio la t-shirt Malibu. Ma lui ha realizzato la stessa più o meno t-shirt con, vediamo cosa. Fabio ha utilizzato 400 grammi di ghee print Parigi e uncinetto 3,5. E anche questa volta le mie parole davvero servono a ben poco, perché ci dirà tutto lui nel video che ci ha inviato. Vediamolo! Salve a tutti, sono Fabio e vi parlo del mio progetto, la maglietta che ho realizzato. È stato grazie a un tutorial della Fata Tuttofare e è stato molto semplice lavorarlo, anche grazie alle indicazioni della Fata. E il filato è il filato Iggy Print, favoloso, adoro. E niente, io sono un ragazzo di 45 anni, adoro lavorare all'uncinetto e volevo cogliere questa occasione per ringraziare comunque Cristiana Rossi dell'angolo di Chris, perché è stata la mia prima maestra, anche se lei non lo sa. E anche la Fata Tuttofare, naturalmente, Maria Grazia Dottore, volevo ringraziarle pubblicamente. Ho la passione dell'uncinetto da un po' di anni, seguo assiduamente i loro due canali su YouTube, le seguo su Facebook, insomma sono le mie maestre. E ringrazio molto Tessiland anche per l'occasione. E niente, l'Iggy Print è meraviglioso. Ha delle sfumature bellissime e il colore che ho usato per fare questa maglietta l'ho scelto proprio perché mi ha colpito molto e come vedete la realizzazione è riuscita abbastanza bene. Grazie a tutti e a presto, ciao! Bravo Fabio e grazie mille per questo video. Ma prima di procedere di scoprire chi è che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana, analizziamo un attimo una, oddio, new entry no perché c'era già, ma in una nuova versione quello sì.
Eccolo qui, il Linard. Questo misto di lino e cotone, questa volta con l'aggiunta dell'acrilico, per renderlo ancora più pratico e maneggevole, senza però tralasciare quella che è la sua purezza, quindi la sua freschezza e anche il suo prestigio. Un prodotto 100% made in Italy, ecosostenibile perché le tinture utilizzate sono davvero poco invasive, ma soprattutto anche pratico, come abbiamo detto prima, in quanto vi consentirà di non avere quell'effetto un po' stropicciato tipico del lino. Le idee poi da poter realizzare sono davvero tantissime. Le abbiamo date anche in Tessila News, quindi ricordiamole. Parliamo un po' anche degli uomini, perché oggi a maggior ragione abbiamo un uomo all'interno di questa puntata, e quindi ben vengano ad esempio delle camicie con il collo alla coreana, oppure ancora per le donne in dolce attesa, quindi qualcosa di pratico, di fresco e di leggero che possa accarezzare la pancia, come potrebbe essere appunto proprio un bel vestito lungo, oppure ancora per le signore un bel abito da poter risaltare con una bella collana con un mix di colori. Magari anche pensateci all'idea della collana Yuta multicolor che abbiamo dato la scorsa settimana, impreziosita da una borsa sempre Yuta oppure da una cintura, insomma. Fate voi. Allora, anche questa settimana ci ripetiamo, non è un déjà vu, ma ci ripetiamo, perché la foto che ha ottenuto più mi piace, pensate che più di 1100 mi piace, quasi quanto la prima, è la foto di Sonia Patania, che ha realizzato la coperta molto simile a quella di qualche settimana fa, infatti ha utilizzato sempre Lighi, con la differenza, come vedete, questa volta ha aggiunto anche qualche piccolo dettaglio che potesse richiamare proprio le fodere dei cuscini, un abbinamento perfetto. Brava Sonia, ma avendo appunto già parlato di un progetto molto molto simile non molto tempo fa, abbiamo pensato che meritassimo anche un'altra foto da analizzare nel dettaglio. Anche lei l'abbiamo già citata, ormai l'ho detto, siete diventate troppo brave. Bravissima infatti Marina Alexandra Bojok, io continuo a dirlo, non lo so, mi perdonerà Marina, ma comunque bravissima, è la seconda in questa settimana che ha raggiunto così tanti mi piace con questo abitino. Ha preso spunto anche lei da un tutorial della Fata Tuttofare, oggi proprio tutta Maria Grazia Dottore a go-go, in particolare dal tutorial denominato Petite Chloé. Marina ha utilizzato, ve lo dico subito, Marina ha utilizzato 400 grammi di Herman Acquamarina, che potete tranquillamente sostituire anche con la variante azzurra oppure turchese, e l'uncinetto numero 4. Ci ha scritto e ci ha detto che lei praticamente aveva acquistato l'Herman, appunto come abbiamo visto, e voleva realizzare un vestitino, ecco perché ha preso spunto proprio da questo tutorial della Fata Tuttofare e ha realizzato questo bel vestito. Si è trovata davvero molto bene, ha detto che ha delle sfumature davvero bellissime che rendono al meglio secondo lei, soprattutto con la lavorazione in tondo. La lunghezza totale del vestito è 80 cm mentre la larghezza 43 cm. Ci ringrazia per averla citata di nuovo, ma voglio dire, insomma, in realtà siete state proprio voi a sceglierla, quindi senz'altro un grazie meritato va proprio a voi, e invece a lei un bel brava Marina ancora una volta. Ma non potevamo concludere la puntata senza parlare di un filato che questa sì è del tutto una novità. Parliamo del Linard Mix. Quindi già abbiamo visto prima quanto sia fantastico il Linard, con questo avrete anche la versione sfumata. Vediamo nel dettaglio con i loro telini in tutto il loro splendore. Questa è la variante Yellowstone, abbiamo parlato prima di maschietti, quindi perché no anche una creazione sfumata proprio con questa variante di colore. Questa che vedete qui è la variante Suits, oppure come dir si voglia Sweets, in cui ci sono dei toni decisamente molto delicati con il quale potrete realizzare dei bei cardigan ad esempio, valutate. Questa invece è la variante N, che si abbina perfettamente con la mia fogliolina, dove riscontriamo le tonalità del verde, del blu, ma soprattutto tutto questo senape con il quale d'estate farete senz'altro un figurone. Questa invece è la variante Ozark, quindi che dire, immergiamoci in un meraviglioso blu. Questa invece è la variante Darrells, non so cosa ci vedete voi, ma io un bell'abito lungo lo vedo davvero perfetto.
E la puntata di Tessilan Condivision finisce qui. Oggi proprio progetti come se non ci fosse un domani. Oltre poi a questo Lineard e Lineard Mix, che sono davvero molto belli, apprezzatissimi, e che so che ne farete buon uso. Allora, io vi ricordo come sempre di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da seguire tutte le nostre rubriche. Ve lo ripeto ogni santa puntata, ma continuerò a farlo. Le nostre rubriche quindi: Tessilan Condivision, appunto, Tessilan News con Sandra, Come fare con Andrea. Quante cose impariamo grazie a Tessilan. Di seguirci su tutti gli altri social, vale a dire Meglio di Maglie, quindi Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok. Vi ricordo sempre il nostro adoratissimo, orgogliosissimo aggiungerei, blog www.meglio-di-maglia.com, in cui ogni settimana pubblichiamo nuovi articoli che possano esservi da spunto o che possano anche in certo senso saziare la vostra curiosità su tutto quello che è il mondo dell'handmade o della moda, e anche anche molto di più. Di commentare qui sotto il video, non smetterò mai di ringraziarvi per questo, di mettere un pollice in su se vi è piaciuto. Tutti i link, cosa fondamentale, dei prodotti che avete visto quest'oggi li potete trovare proprio qui sotto nel box informazioni. Oppure c'è un altro metodo che non vi ho mai detto e probabilmente ancora più semplice: vi basterà cliccare sulla i qui in alto e vedrete tutti i prodotti che abbiamo visto quest'oggi. Detto ciò, io direi che per oggi basta così, noi ci vediamo alla prossima puntata e io e la mia adorata fogliolina d'oro vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!